lotta alla mafia è un problema di tutti. Lo Stato deve restare impermeabile, lo Stato non può subire pressioni e poiché Stato e antistato convivono sullo stesso terreno, o vanno d'accordo o si fanno la guerra. E allora bisogna invitare i giovani a stare sempre dalla parte dello Stato, altrimenti il sacrificio dei nostri caduti che abbiamo ricordato oggi sarà stato davvero vano. Giovanni Falcone. Esempi di Falcone e Borsellino non possono essere dimenticati, sono quello che continuamente il centro servizi e tutte le realtà di volontariato ricordano nel loro quotidiano impegno per gli ultimi e fondamentalmente per i diritti. C'è stato un lungo, lunghissimo silenzio fuori ordinanza, così è stato definito, cioè un fatto eccezionale rispetto alla tradizione di questa manifestazione alla quale nessuno di noi che ha firmato questo appello è mai mancato. Quest'anno però è successo qualcosa, è successo cioè che per l'ennesima volta ci siamo accorti dall'ennesima inchiesta che qualcosa in questa antimafia non funziona più. E dunque il silenzio, che non è il silenzio dell'omertà, ma è il silenzio del tributo a chi non c'è più, è il silenzio della riflessione. La vera lotta per la legalità si conduce con i fatti, evitando di manifestazioni conclamate, passerelle, e invece puntando sulla credibilità. Credibilità che tante volte viene meno perché non tutti coloro che sbandierano legalità ai 420 poi la mettono in pratica. Io personalmente sono un familiare, ho avuto le mie risposte dopo circa 4 anni e mezzo dall'uccisione di mio fratello, però nonostante tutto mi sento sempre di stare vicino a tutti coloro che sono ancora alla ricerca della loro verità, ma purtroppo ahimè non c'è un'altra verità, quella che si va invecchiando, quindi c'è anche la paura che coloro che aspettano la verità non potranno mai saperla. Noi ci speriamo fino all'ultimo momento, fino a quando non si chiudono questi occhi, noi dobbiamo sperare, dobbiamo dare una speranza ai ragazzi, guai. Adesso non è più la presunta trattativa, è la trattativa, che è differente il discorso. Io porto avanti questo progetto insieme a tutti questi ragazzi, dei 108 bambini vittime innocenti di mafia, è ovvio che continuo a cercare la verità anche su mio figlio, questa verità che dopo 31 anni ancora ci è stata negata. Ai giovani dico di avere fiducia nello Stato, in uno Stato dove purtroppo a me tutta questa fiducia l'ha un po' negata, però io non voglio togliere la speranza ai giovani, la debbono avere, mai fare una cosa del genere.